A Porto Empedocle sta per cominciare una nuova era energetica. Mentre l'Enel sta preparando il ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione nuove del TAR del Lazio, il sindaco Marco Zambuto, Legambiente e le associazioni schierate contro la realizzazione del rigassificatore di Porto Empedocle parlano di una vittoria della città dei tempi. Niente alzate di mano, festeggiamenti, solo la certezza che in qualche modo per la costruzione dell'opera ci sarà da coinvolgere il comune di Agrigento. Uno dei maggiori oppositori, il sindaco Marco Zambuto, questa mattina ha tenuto una conferenza stampa all'ex collegio dei Filippini. Il primo cittadino ha spiegato come da sempre ritiene illegittima l'esclusione dell'ente dalle procedure relative alla valutazione del progetto. In sintonia con il Tribunale Amministrativo Regionale che ha annullato gli atti relativi alla conferenza di servizi alla quale il Comune di Agrigento non ha partecipato. Un punto, come ha ribadito il primo cittadino, che va rivisto. Noi abbiamo difeso la città di Agrigento fin dal primo momento, perché abbiamo ritenuto che essere esclusi dal procedimento di autorizzazione rappresentava e rappresenta una grande lesione per il territorio di Agrigento. L'autorizzazione che è stata data non ha tenuto in minima considerazione il fatto che, come noi abbiamo sostenuto in tante sedi, questo impianto ricade nel comune di Agrigento. Oggi c'è un giudice che ci dà ragione su un piano di diritto e ritengo che sia questo estremamente importante. Non c'è dubbio che la vicenda che oggi con questo provvedimento giurisdizionale riapre, a mio modo di vedere, sul piano politico le scelte che occorre fare in questo territorio. Durante la conferenza non sono mancati gli apprezzamenti di Zambuto agli avvocati Camilleri, Fare e Ciancimino, che hanno difeso davanti al TAR gli interessi del comune di Agrigento. Unica nota stonata della mattinata, una vibrante polemica scoppiata per presunti meriti sulla vicenda tra alcuni componenti dell'associazione No al Rigassificatore e Legambiente.